fischiato. Guarda, ma si può fischiare un rigore così? Ma mi meraviglio anche di Bergomi che mi ha detto che in telecronaca ha detto che questo è rigore netto. Come fa a essere rigore netto? In mezzo a quattro uomini. Anche Capello. Ma Capello per forza lo deve dire. Cioè, come fa? Cioè, voglio essere volontario questo fallo qua. Insomma, ci sono stati gli... di parlare dell'arbitro perché non vale neanche la pena, guarda. Beh Roberto, però allora meravigliate anche di me, sono Massimo Mauro. Sì, allora mi meraviglio anche di te che hai detto una cazzata, guarda, sì, te lo dico va io. Bene, va bene, io capisco che tu sei nervoso. No, io sono nervoso perché non può essere un rigore questo. Hai ragione, però io non capisco come si fa a saltare di testa con la mano in avanti. Ma come si fa? Come si salta? Come si salta? Scusa, tu hai giocato a pallone, come salti con le braccia aperte? Certamente non per cercare di prendere la palla con la mano in aria, ma perché se la tocco so che rischio. Ma come fa? Ma scusa, uno per andare a colpire la palla incontro, alle braccia alte. Scusa, ma come fa a saltare in questa maniera? Allora tu pensi che lui sia andato sulla palla per prendere con la mano? No, io dico che salta scompostamente. Va bene, tocca la palla con la mano e se il guardalinea capisce di averla toccata può anche dare il rigore. No, cioè non allora deve essere una regola che deve essere tutti i rigori, anche quando le cose sono involontarie. Ma questo è un altro paio di maniche. Su questo qui Roberto, mi dispiace sembrare quello che ti vuol dare assolutamente, lo sai, perdere, no? Secondo me però questo mi sembra calcio di rigore. Questo è un altro fallo di mano. Cos'è allora, scusa? Cos'è questo? Ecco, questo qui, se l'arbitro cos'è? Dà il rigore... No, il guardaline deve vederli, ma perché certo, lì... il guardaline, l'arbitro, allora, se danno il rigore non fanno un errore. Questo lo puoi dire, ma non puoi dire che Bergomi ha sbagliato a dire che quello è calcio di rigore. Sì, per me non è calcio di rigore, perché vabbè, in mezzo per te, così. Per te, per noi che invece siamo qua ad analizzare, è calcio di rigore. Per me non lo è. Analizzate meglio. Vabbè, ho capito.